Benvenuti. Io direi che possiamo iniziare questo webinar mensile ancora una volta con un tema molto interessante e con la presenza di due colleghi, Francesca Perrone e Tommaso Civiero, che ci introdurranno un po' a questa dimensione del lavoro dello psicologo fuori studio. Intanto li ringrazio per aver accolto il nostro invito ad essere qui, ringrazio tutti quelli che stanno partecipando. Di solito iniziamo con un po' di calma perché sappiamo che le connessioni sono a volte lente, vedo che qualcuno entra e poi riesce, insomma, quindi abbiamo bisogno di dare un attimo di tempo alle persone che si stanno collegando. Noi abbiamo questo appuntamento mensile, il mese scorso è stato presente Haim Omer sul tema della presentazione del suo libro Genitori Coraggiosi. Questa volta abbiamo due colleghi che si occupano intanto prevalentemente di adolescenti e poi con questa esperienza davvero credo interessante che hanno iniziato qualche anno fa ormai e poi ci descriveranno, che è l'esperienza dello psicologo fuori studio, che è un'idea che qualche anno fa era eretica fondamentalmente, nel senso che gli psicologi dovevano stare nello studio, fuori studio dovevano andarci gli educatori, gli assistenti sociali, gli insegnanti al limite, ma gli psicologi dovevano stare nel loro setting. Niente, io chiederei a Francesca e a Tommaso se si vogliono presentare, dire un po' chi sono, dove lavorano, che cosa fanno e poi entreremo un po' nel merito di questa esperienza davvero, credo che valga la pena ascoltare. C'è sempre la possibilità, ovviamente, nella seconda parte di questo nostro webinar di fare domande e interagire con chi ascolta. Okay. Prego, a voi la parola. Grazie. Grazie Dario. Beh, intanto buonasera a tutti e grazie a te Dario per l'invito a parlare oggi. Allora, noi siamo un'equipe, nel senso che lavoriamo poi partendo dallo psicologo fuori studio, lavoriamo spesso insieme anche in terapia familiare. Siamo due terapeuti sistemico-familiari e lavoriamo insieme nello studio di Viale Vittorio Veneto a Milano, quello legato alla scuola Malaselvini. Insieme a delle colleghe siamo nell'equipe diciamo, che si occupa di adolescenza, non solo a domicilio ma anche in studio. Io ho anche avuto esperienze nel campo delle adozioni, soprattutto della terapia con le famiglie adottive, poi anche affidatarie e poi in un consultorio familiare dove ho fatto sia tirocinio sia ho lavorato per un po'. Ma poi la grande esperienza che ci accomuna ovviamente è questa del progetto Psicologo Fuori Studio che adesso poi vi racconteremo, insomma. Ok, beh, faccio una precisazione. La grande esperienza che ci accomuna è la scuola Maraselvini Palazzoli, dove siamo formati. Poi dopo è vero che è nato anche questo progetto, ma grazie a quella base lì, mi viene da dire. Anch'io ho lavorato in contesti pubblici, ultimamente, negli ultimi anni, invece mi sono spostata di più nel contesto privato. Ho fatto una serie di formazioni, dai test proiettivi, l'assessment terapeutico, alla dipendenza affettiva, l'MDR, quindi insomma non mi sono mai solo fermata poi al contesto prettamente familiare, ma ho cercato di integrare con altri strumenti e altre tecniche. Sicuramente negli ultimi anni la nostra attenzione si è canalizzata di più a quella che è l'adolescenza, il mondo adolescente. Come diceva Tommaso, sia con l'intervento domiciliare di cui parleremo, ma anche con gli interventi in studio, quindi seguendo e le famiglie e l'adolescente. Cos'altro dire? Come vostra presentazione va bene così. Grazie. Avete una molteplicità anche di esperienze differenziate, oltre a quelle che vi uniscono in un'equipe. Ma Sì. così, dato il carattere un po' nostro e anche un po'
esperienziale, no, di questi momenti. Come vi è venuta in mente l'idea del psicologo fuori studio? È nata in che modo? Ce la raccontate? Allora, noi due ci siamo conosciuti per sbaglio un bel po' di anni fa. Io avevo appena iniziato la scuola di psicoterapia, lui faceva ancora il liceo. Eravamo amici di due fratelli e quindi ricordo la prima volta, appunto, ci incontravamo in questa casa perché io ero con la mia amica, lui col suo amico. Siamo un po' persi. Per ritrovarci, vabbè, rincontrarci nel contesto scuola, ma ci siamo ritrovati nel 2015. Io mi ero appena specializzata e grazie anche al dottor Selvini, Tommaso, insomma, aveva portato un po' la richiesta di questa difficoltà nel fare l'educatore, che non è riconosciuto come psicologo, ma intanto stavamo già facendo una scuola, io avevo addirittura concluso la scuola, e quindi il dottor Selvini mi disse: ma conosci Francesca Perrone? Perché ha fatto una tesi su un intervento dove lei ha fatto una terapia in plein air, nei parchi, al museo, in giro con questa ragazza. E quindi lui, che già mi conosceva, insomma, mi ha ricontattato. E siamo stati un bel po' di mattine a casa a confrontarci. Cioè, sostanzialmente, eravamo un pochino stufi di dover fare solo l'educatore, ma anche perché è una cosa che non è nelle nostre competenze. Ma ahimè, questa è la nostra esperienza, i primi anni della scuola di psicoterapia, difficilmente qualcuno ci faceva lavorare come psicologi, perché si è in quella fase del non essere né carne né pesce. Nel fare questa cosa, per cui poi sentivamo di non avere chiaramente le competenze come educatore, perché è tutto un altro lavoro, è tutta un'altra laurea, ci sentivamo anche molto scissi, perché notavamo delle cose anche a livello psi, ma non potevamo dire perché la cooperativa ci diceva: ma tu sei qui in quanto educatore, quindi non puoi dire: ah, ma la madre ha un attaccamento di quel tipo. Quindi, insomma, cominciavano a starci strette queste scarpe. Sì, E educativa poi domiciliare, perché a educativa. Milano si chiama ADM, Sì. forse in altri posti altri nomi, ma insomma, Sì. perché spesso, poi almeno nel nostro contesto milanese, i giovani psicologi in formazione finiscono a fare gli educatori domiciliari, ma sempre con questo senso qua di. Vedo che potrei fare qualcosa in più, a volte lo faccio anche perché poi, anzi, esistono cooperative che selezionano solo psicologi come educatori domiciliari o quasi solo. Questo fino a qualche anno fa, adesso hanno fatto una legge, per fortuna, così ognuno può. Però comunque diciamo che c'è spesso il bisogno di qualcuno che vada a casa, ma che metta uno sguardo psicologico. Che è una cosa che secondo me lede un pochino entrambe le figure, cioè a me, io ho lavorato anche, non l'ho detto prima, in un centro diurno con 120 ragazzi, bambini e ragazzi a Como, a Cometa, e lì c'erano 24 educatori e io ho bene in mente cosa fanno gli educatori, qual è il valore di un educatore che era, come dire, riesce a mettere in azione qualcosa che uno psicologo fa più fatica a fare, lo psicologo ha delle altre competenze. E quindi mettere degli psicologi a fare degli educatori lede un po' lo psicologo perché si sente messo in una roba che non è sua, in cui non può esercitare tutte le competenze che ha, e l'educatore si trova rubato il posto dello psicologo fondamentalmente. Ma scusate, quindi c'è un tema che sembra che ci sia un educatore travestito da psicologo che va a casa, e Adesso lo un raccontiamo, hai psicologo ragione. travestito da educatore. Hai ragione. La sostanza è che tutto questo nasce da una domanda che ci siamo trovati a ricevere come, diciamo, come giovani psicologi, e cioè, guarda che c'ho questa persona qui, questo ragazzo qui,
chiuso in casa, di solito all'inizio erano più i hikikomori, o con delle difficoltà relazionali importanti, o anche con altri problemi poi, e l'intervento in studio non funziona perché non è motivato a una terapia, non ha voglia di venire, non ha una domanda, ma la gravità che lui porta, la sofferenza che lui porta è talmente acuta, è talmente grave che non possiamo non fare niente. E tante volte erano situazioni in cui erano già stati tentati altri interventi, sia terapeutici che educativi, e dicendo, boh, prova ad andare a casa e vedi cosa riesci a fare. E questa è stata la prima esperienza per entrambi. Ed è lì poi che Servini ci ha fatto incontrare, come raccontava la collega. Io avevo fatto un intervento di questo tipo, lei un altro, erano andati bene, ma veramente a caso, nel senso che avendo la libertà di un intervento educativo, ma che non era tanto educativo, privato, quindi senza vincoli, senza decreti, senza niente, noi avevamo iniziato a fare una roba strana in cui noi poi ci raccontavamo, no, ma sì, perché io poi in realtà mi metto lì in camera, faccio praticamente una seduta in camera, poi faccio l'allargamento con la mamma, convoco la mamma in camera a parlare di un certo argomento che viene fuori, io mi sento che sto facendo lo psicoterapeuta. E allora che bella questa cosa, come funziona bene con questi casi? Quindi la domanda è quella, come faccio a intervenire con ragazzi in sofferenza psicologica acuta, sintomatici, ma che non chiedono e rifiutano un aiuto psicologico o educativo? Quindi lì viene il progetto. Mi sembra che sia il tema, come spesso succede, che c'è un bisogno che produce un'offerta, no? E una possibilità, no? Se stiamo pensando alla nascita del modello sistemico, fondamentalmente perché è nato? Perché c'erano degli psichiatri che stavano tentando di curare delle persone con un sintomo psicotico che non era accessibile ad una terapia individuale, che a quell'epoca era quella psicanalitica classica, e che necessitava di un intervento diverso dove coinvolgere la famiglia. Mi sembra che il vostro presupposto nasce un po' così, no? Che c'è un bisogno a cui provare a dare una risposta, non facendosi imprigionare da un setting, sostanzialmente. È così. Quindi poi l'avete costituita come equip, e qual è stato l'impatto di questa cosa sulle persone, che sui colleghi, ad esempio? È stata una cosa... Abbiamo sempre avuto esperienze positive. Sì. In alcune situazioni, forse ancora tutt'oggi, alcuni colleghi fanno fatica a capire che di fatto quello che facciamo è fare una terapia ma fuori dallo studio, quindi non hanno tanto in mente. Allora a un certo punto dicono, ah, va bene, però serve il terapeuta individuale. No, non serve il terapeuta individuale, siamo noi, anche se a casa o in giro per strada, perché poi con questi ragazzi non ci limitiamo solo appunto al contesto domiciliare ma anche territoriale, sfruttiamo tutte le risorse che il territorio ci può dare, ma sempre con l'obiettivo di attivarli e motivarli e creare una relazione. Alcuni colleghi fanno un po' fatica perché sono abituati, giustamente mi viene da dire, anche al setting rigido, quindi se tu vai a casa vai a fare l'educatore. E allora cercano poi di proporre ad un certo punto delle terapie classiche in studio. Sempre di più però ci spendiamo affinché anche un po' i nostri colleghi possano ben comprendere cosa offre questo intervento, che non è per noi un fare da traino, quindi agganciare il ragazzino e poi portarlo in studio ad un collega e quindi farlo seguire da un collega. Cioè, noi andiamo lì ad aiutare il ragazzino e ci andiamo a casa sua, al pari dell'altro ragazzino adolescente motivato e richiedente che invece ci viene in studio. Sì, diciamo che all'inizio è sempre con tutti, è sempre un po' diciamo difficile spiegare
cosa vuol dire, perché poi non è neanche proprio una terapia a domicilio. È appunto un intervento ibrido che usa lo strumento del fare insieme come diciamo traino per la relazione, che deve diventare però una relazione terapeutica, e quindi la parte più attivante, pratica di lavoro e quindi anche intensiva, andiamo due volte alla settimana per due ore a casa, e la parte di riflessione comune, di diciamo addentrarsi dal punto di vista individuale e relazionale nella vita del ragazzo, vanno di pari passo. Ci sono momenti diversi e time diversi ovviamente dell'intervento, non è che facciamo tutto contemporaneamente dal primo giorno, ma l'idea è che la relazione, pensate a un ritirato sociale, ok, che non vede nessuno, non esce. La maggior parte dei ritirati sociali, non tutti, ma molti, se voi li invitate in studio a fare delle sedute individuali, o viene una seduta sì e tre no, oppure viene ma non porta niente perché non è motivato a fare una terapia, e quindi, come dire, rendeva davvero limitato l'intervento individuale. E quindi ha bisogno di un qualcuno che vada a casa e che, mentre lo aiuta anche un po' a attivarsi, magari farsi qualche passeggiata, uscire, pensare a come fare, anche, non so, riprendere la scuola o riprendere alcune relazioni, lavora sottilmente su degli aspetti più psicologici. Viceversa, gli interventi educativi su un ragazzo così hanno il vantaggio di fare questo, cioè di agganciare una relazione buona, ma poi spesso vengono usati nei servizi come ponte per portare poi il ragazzo anche a una psicoterapia individuale, operazione che talvolta riesce, ma che a volte poi il ponte crolla e bisogna ricominciare da capo. E quindi quando riusciamo poi a spiegare questo, per rispondere alla domanda, di solito, questo almeno è l'impressione che ho io, riusciamo a poi a costruire delle buone relazioni, perché poi la nostra idea è di valorizzare il più possibile il lavoro di rete e di equip, proprio al massimo possibile. Quindi non vogliamo sostituirci ad altre figure della rete, ma vogliamo aggiungerci e cercare anzi di far girare bene le cose. Tante volte le famiglie, soprattutto in casi un po' gravi, fanno fatica a orientarsi. Noi ci abbiamo bene in mente tutte le possibilità, no? Neuropsichiatra, l'assistente sociale, terapeuta familiare, centro educativo, diurno, scuola, ma la famiglia fa fatica a capire a chi devo chiedere cosa, a chi devo dire questo. Non tutte le famiglie hanno queste risorse già di sapersi orientare, e questo è un lavoro che si può aiutare a fare. Quindi poi ne emergono dei lavori di equipe molto, molto belli, anche molto stimolanti anche per noi e per noi supervisioniamo tanti colleghi che fanno psicologi fuori studio, e per i colleghi, che sono quasi tutti colleghi in formazione, sono sempre esperienze molto arricchenti i lavori di rete, i lavori di equipe. E quindi poi si creano collaborazioni buone che poi vanno avanti nel tempo. Poi per fortuna nella pratica clinica non è che tutti i servizi hanno 100 casi da psicologo fuori studio, perché siamo selettivi solo su quelli gravi e poco per nulla motivati. Quindi sugli altri vanno benissimo, e noi anche usiamo le modalità classiche di terapia individuale, familiare ed educativa. Anche noi a volte inviamo gli educatori, perché quando riteniamo che non sia il tipo di situazione adatto, ecco. Ok, voi ormai sono 5 anni, 6 che fate questo progetto. Sì. Quali sono state un po' le prime esperienze che vi hanno segnato? Perché di solito ci sono un po' le prime esperienze che
incoraggiano a una strada, perché se le prime esperienze fossero state così fallimentari, forse uno cambia strada, no? Mentre invece sono state incoraggianti. Avete qualche racconto da fare di qualche esperienza interessante, anche se ovviamente in questo contesto può essere semplicemente tratteggiata, no? Perché mi chiedevo in che senso è un lavoro familiare, perché uno potrebbe anche concepirlo come un lavoro individuale, vado lì, aggancio ad una relazione terapeutica l'adolescente. Ok, sì, allora il familiare è un pezzo del lavoro, ovviamente si attiva quando c'è una famiglia da attivare, non è sempre così. Infatti adesso ci guardavamo perché la prima esperienza della collega è con una ragazza che viveva da sola a Milano, quella su cui ha scritto poi la tesi che dicevamo all'inizio, e che faceva veramente, veramente, veramente tanta fatica, andava solo all'università praticamente, no? E poi era sempre chiusa in casa. Sul pezzo familiare invece la prima esperienza mia è stato questo, il caso di questo ragazzo 17enne ritirato sociale da qualche mese, che era in terapia familiare, aveva fatto le prime due sedute familiari con il dottor Servino e il dottor Cirillo. E io ero un ex tirocinante del loro centro di terapia, e allora mi hanno detto: senti, siccome loro facevano queste sedute, ma la famiglia aveva poche risorse a livello diciamo terapeutico, non era molto collaborativa. Il ragazzo era molto sofferente, proprio. Anche dei sintomi depressivi importanti, poi a un certo punto è arrivato anche a una ideazione suicidaria, quindi insomma una situazione a cui dare una certa importanza, e mi ha detto: prova ad andare a casa, non ti preoccupare, poi ti appoggiamo noi. Io ho iniziato ad andare a casa, dopo un mese e mezzo, due, la famiglia ha droppato la terapia familiare. E mi sono ritrovato da solo con loro e con la neuropsichiatra, la dottoressa Merelli, della neuropsichiatria del centro di Milano, che ci siamo trovati a gestire questa famiglia da soli. E in questa situazione io andavo lì, addirittura andavo tre volte la settimana, qua non c'era nessun modello, adesso abbiamo tutto un modello di lavoro, facciamo delle supervisioni mensili, individuali, su ogni caso, al tempo, e io ero allo sbaraglio da solo con questo ragazzo praticamente. E la mia equipe era questa neuropsichiatra, che sentivo una volta ogni tanto. E il pezzo familiare è stato sempre quello di cercare di rimandare ai genitori che un lavoro in loro come genitori fosse fondamentale. E in effetti poi la mamma ha iniziato una terapia individuale, perché il papà si rifiutava di fare delle sedute familiari. E in alcune situazioni, a percorso però avanzato, non subito, abbiamo fatto praticamente delle sedute familiari sul divano di casa, o nello studio della neuropsichiatra. Diciamo un po' sfruttando, perché la particolarità di questa modalità di lavoro è che bisogna avere la flessibilità di sfruttare quel che c'è, il contesto, cosa offre il contesto. Lì era venuto fuori un tema importante sull'eredità di questo papà, perché aveva due famiglie, e questa famiglia, la famiglia di questo ragazzo, era la seconda. Insomma, c'era tutto un tema un po' complesso che adesso non sto a riassumere, ma uno dei temi del ragazzo era che, siccome questo papà era anziano, era di finire in miseria e di non riuscire a supportare la madre. E questo aveva generato in lui, che era già con una struttura narcisistica importante, anche se molto fragile, aveva generato in lui un'ansia da prestazione scolastica, ma ancora di più sociale, veramente alta, con delle competenze per varie ragioni piuttosto basse.
sul piano sociale, mentre andava molto bene a scuola, e quindi questo lavoro sulle relazioni, sia a livello proprio concreto, incontro tutti insieme con l'appuntamento, stiamo lì 2 ore a parlare di questo tema con la mamma che si arrabbia, se ne ha tutte queste robe che possono succedere, sia a livello semplice, perché poi se tu vai tante volte a casa la famiglia ti mette come riferimento. Allora un classico è la mamma che ti aspetta col caffè sulla porta appena entri e dice: dottore, posso parlarle un minuto? Con quel misto di formalità, perché sei dottore, ti dà del lei, ma informalità, perché vai a casa, ti togli le scarpe e vai in camera del figlio, per cui poi di solito diventi dottor Tommaso, dottoressa. Scusa, Francesca, ti togli le scarpe non perché lo psicologo forse ti toglie le scarpe, però in alcune case si usa che tutti i membri tolgono le scarpe, quindi a quel punto ce le togliamo anche noi. Ma lo psicologo fuori studio va in giro con le scarpe, no? Perché detta così sembrava è una specie di setting. Lo psicologo fuori studio quando entra in casa si toglie le scarpe. Sì, quando scriveremo un manuale sarà nel manuale senza scarpe. No, scherzo. Ok, non so, invece l'esperienza di Francesca qual era stata, tratteggiata brevemente? Ma anche lì questa ragazza era stata inviata alla dottoressa Sorrentino per una terapia individuale, perché era murata in un collegio, frequentava l'università a Milano, tra l'altro in ingegneria fisica, quindi un'università anche che richiede un bel po', ma lei è molto brillante dal punto di vista cognitivo. Non riusciva ad avere, però, nonostante fossero passati 2 o 3 anni, nessun amico, nessuna relazione, anche nel convitto in cui viveva, era completamente isolata. Era andata dalla dottoressa un paio di volte, ma la ragazza non apriva bocca, piangeva e basta. Quindi anche lì, un giorno nei corridoi della scuola, la dottoressa mi disse: Francesca, ma hai voglia di far sbocciare un po' questa ragazza, perché ha bisogno di avere qualcuno che sia un amico, ma non un amico a caso, viene qui ma produciamo ben poco, quindi io piuttosto mi tiro indietro e tu provi ad accompagnarla. E quindi inizio, insomma, questa avventura con questa ragazza che ho seguito per quasi 3 anni. Tra l'altro c'è stato un esordio psicotico, cioè abbiamo un pochino strappata per i capelli, sono riuscita dopo 2 anni ad inviarla ad uno psichiatra, ma lei mi ha rifiutato i farmaci, anche lei ha avuto dei pensieri suicidari di un certo tipo. La famiglia purtroppo un po' poco disponibile, in più viveva nel sud Italia, quindi un po' se ne lavava le mani, avevano un'altra sorella con un handicap, quindi lì purtroppo non c'è stata tanto una rete. Ovviamente poi io ogni tanto mi confrontavo con la dottoressa Sorrentino, che non la vedeva più, però se non altro era il mio punto di riferimento per poter discutere con qualcuno di questa situazione. Comunque dopo 3 anni, nel frattempo lei si era laureata prendendo una doppia laurea anche all'università, tra l'altro di Torino, sempre in ingegneria qualcosa, insomma, ok. Adesso l'ho incontrata 1 annetto fa per un saluto, e felicemente fidanzata, convive, ha un lavoro, ha delle relazioni amicali molto importanti, quindi è riuscita comunque a riprendere la sua vita, o comunque ha iniziato a vivere, anche perché quando io l'ho conosciuta lei aveva 23 anni, ma un'età non mentale, relazionale, tipo sembrava una ragazzina, una bimba di 6 anni, non aveva alcuna esperienza, e quindi anche confrontarsi con i suoi compagni di corso che magari le dicevano: vieni al giapponese, a mangiare al giapponese, lei non sapeva nemmeno che cosa fosse un giapponese, dove fosse. Le prime volte, una volta mi chiese: andiamo per favore insieme ad un cinema, perché non ci sono mai stata, e siccome i miei compagni iniziano a parlare, vorrebbero andare a vedere un film, io non so, una volta entrata nel cinema, che cosa devo fare.
Quindi io l'ho aiutata proprio anche dal punto di vista esperienziale, a anticipare con lei delle esperienze in modo che lei poi si sentisse un pochino più tranquilla e meno aliena quando si doveva confrontare con quelli della sua età. Quindi insomma sicuramente è stato un bel lavoro quello lì, appunto ho scritto poi la tesi per quanto appunto, è stata una terapia in mezzo alla strada, mi viene da dire, anche perché lei viveva in questo convitto, quindi non potevamo nemmeno stare lì e spesso eravamo in giro, ma a lei serviva anche proprio veramente fare le esperienze più banali. Però insomma, sicuramente se non ci fosse stato quel caso, probabilmente non avrei pensato poi di dover strutturare questa cosa e renderla un pochino più appunto, pensata. Sì, perché poi ovviamente sono due casi che sono andati bene Sì. e il pensiero di entrambi era di trovare un modo per dare una forma, anche una dignità a questo tipo di lavoro, no? Spesso i colleghi che sono all'inizio della scuola, che collaborano con noi come psicologi fuori studio, sono molto contenti di potersi presentare alla famiglia come psicologi, no? E quindi di poter mettere in campo anche la loro formazione, la loro competenza da subito e non tenerla un po' nascosta e usarla un po', diciamo, sotto banco nei loro interventi domiciliari. Questo, cioè, l'idea di generare un valore poi da quest'idea è che, insomma, penso possa essere interessante anche per chi sta in altre città, in altri contesti, perché poi diventa molto adattabile. Ok, sentite, intanto sollecito, sta già arrivando qualche domanda, i colleghi presenti, chi sta ascoltando a scriverci domande eventuali. Vi facevo ancora una domanda, ma dal vostro punto di vista qual è l'aspetto più innovativo di questo modello di intervento? Cioè, qual è la cosa che voi pensate tra le tante, probabilmente non è che ce n'è una sola. Perché ci sono tante cose sono le stesse di quello che uno fa in uno studio e tante possono essere diverse. Quale vi sembra che potreste sottolineare come dimensione più innovativa? Sì, se, un parte. Allora, come dicevamo prima, dovevamo rispondere un po' a questo bisogno. E quindi riuscire ad avvicinarci a questi ragazzi che non ci vogliono, ce lo fanno capire in tutti i modi. Considerate che nei casi magari di ritiro sociale estremo, noi magari passiamo qualche settimana dietro ad una porta chiusa e stiamo lì seduti per terra a scrivere bigliettini, a mandarli sotto le porte per cercare di avvicinarci a questi ragazzi. Quindi forse la cosa un pochino innovativa è stata unire tutto questo aspetto del fare delle esperienze insieme a tutto l'aspetto poi psicologico. In studio è vero che possiamo fare delle cose con i pazienti, ma non tutto c'è possibile. Appunto, come vi dicevo prima, l'esperienza dell'accompagnare quella ragazza al cinema piuttosto che al giapponese, che lei potesse imparare, capire che cosa le piaceva del giapponese e quindi non sentirsi un'aliena quando andava con i suoi compagni in università, è una cosa che da terapeuta in studio non ho fatto, non ho mai fatto. Quindi questo intervento un pochino ibrido che ci permette di mettere insieme anche tutta questa parte esperienziale, forse è la cosa più innovativa e che ci ha permesso poi di appunto comunque arrivare lì a sollecitare questo ragazzo. Abbiamo avuto i drop-out anche noi, però su una sessantina di casi il drop-out si gira a meno del 10%, quindi la maggior parte delle volte siamo riusciti a motivarli e alcuni di questi casi, che poi sono quelli forse un pochino più
significativi. Dopo magari un annetto di psicologo fuori studio, il ragazzo o la ragazza in questione ci ha chiesto di poter venire in studio a fare le sedute, perché si era stufato di stare a casa, che magari mamma piuttosto che fratello sono in casa, potevano ascoltare quello che ci dicevamo. Sì, e poi non serviva più. E poi non serviva più, e quindi, cioè, però partire da un ragazzino che non ci vuole vedere nemmeno disegnati su un muro, a lo stesso ragazzino che dice ma io verrei in studio magari una volta, due volte a settimana, ovviamente poi si riduce la frequenza, perché come vi diceva Tommaso, all'inizio andiamo due volte a settimana per due ore ogni volta, quindi ci imponiamo, andiamo a rompere le scatole. Che quello è, sì, forse, sì, il tema sulla domanda è sicuramente questo ibrido che poi diventa una figura a sé, secondo sì. noi, cioè ancora non siamo riconosciuti da nessuna parte, come no, a livello di ordine, così, però secondo noi è un'altra figura che può esistere. In aggiunta a quelli che ci sono già nel mondo dei servizi e degli interventi terapeutici. Sì. Ok. Proverei a cominciare a leggere qualcuno degli interventi che ci sono stati. C'è un collega che dice: buonasera, mi ritrovo nella vostra esperienza e soprattutto nella scissione di ruolo. Sono iscritta al primo anno della scuola di specialità, ma lavoro come educatrice. Infatti seguo come educatrice una ragazza ritirata sociale e nel mio intervento educativo non riesco a fare delle considerazioni psi. Mi chiedevo come mantenere il ruolo da terapeutico e se poteva spiegare meglio come avviene l'accesso alla segnalazione della situazione. Come avviene l'accesso? L'accesso o la segnalazione della situazione su cui voi lavorate in quanto psicologo fuori studio, ovviamente diverso da quello che potrebbe essere un accesso come educatore. Certo, sì. Sì, allora infatti adesso il preambolo da fare è che noi, come diciamo, siamo partiti nel 2015 ed eravamo ancora dentro la scuola di psicoterapia. Quindi il progetto è cresciuto con noi, ad oggi è ancora un progetto interamente privato, quindi noi siamo tutti liberi professionisti, noi due, ma anche i colleghi che poi vanno a casa sono liberi professionisti, non siamo un ente o un'organizzazione. Diciamo che questo è un obiettivo, ma poi ci piacerebbe anche come idea che questo tipo di modo di lavorare, questo tipo di professionalità venisse poi raccolto anche da altri enti, non per forza legati con noi. Quindi nel momento in cui siamo interamente privati, le segnalazioni ci arrivano da tutte le parti, dall'assistente sociale al neuropsichiatra, al soprattutto collega che lavora nel privato, che si trova davanti a, di solito, a una situazione in cui non riesce a far andare avanti il processo terapeutico e ci chiama per farci intervenire. Ad oggi funziona così, quindi principalmente con persone che ci conoscono attraverso vari canali e attraverso esperienze precedenti. Sempre comunque, mi pare di dire, come potrebbe essere una terapia familiare in studio, con una domanda del genitore che vi pare. Assolutamente sì, e assolutamente sì. E anzi, non l'abbiamo ancora detto, ma per noi è fondamentale che anche quando c'è un accesso diretto, non capita spesso ma capita, noi proponiamo un parallelo con un intervento familiare comunque, cioè... lo psicologo fuori studio si immerge nel sistema familiare, lavora individualmente col ragazzo, ma ci deve essere un contesto di presa in carico familiare che noi in studio facciamo con la terapia familiare, ma che in altri contesti si fa anche con altre modalità, che però ci deve essere, ecco. Okay. Sicuramente.
C'è una domanda che dice: mi incuriosisce sapere come vengono poi utilizzate nell'ambito dell'intervento familiare le notizie che vengono date in forma riservata sulla porta mentre viene offerto il caffè. Non sono riservate. È un lavoro d'equipe, di solito viene chiarito subito dal primo incontro, anzi a volte prima di iniziare o appena iniziato facciamo un incontro congiunto con i terapeuti familiari. E quindi l'idea che cerchiamo di trasmettere è che noi lavoriamo in equipe con i terapeuti familiari. E quindi, così come in un colloquio individuale con un terapeuta, diciamo, non c'è un terapeuta familiare, non c'è uno stretto vincolo di riservatezza, salvo situazioni particolari, così vale con lo psicologo fuori studio. Poi il tema che lo psicologo fuori studio, soprattutto se fa una scuola di terapia sistemica, rischia di scivolare nel ruolo, no? Uno è a casa, tutti parlano con lui, e il rischio che si faccia un po' uno spostamento di ruolo e faccia un po' la parte del terapeuta familiare è un rischio che su cui lo psicologo deve vigilare, ecco, bisogna stare attenti a non fare anche quel pezzo lì, ma dire invece alla signora col caffè all'ingresso, dirle guardi, questa cosa è molto importante, se lei è d'accordo la condividiamo con i colleghi terapeuti familiari e l'approfondite, perché così io, psicologo fuori studio, mi tolgo il carico dei problemi della mamma, perché non riesco a fare tutto. Perché io sono un po' più dalla parte del ragazzo come alleanze, e però aiuto la signora a orientarsi nel dove portare il tema che sta dicendo e nel valorizzarlo, evitando che si perda. Prima quando Tommaso diceva ho fatto delle sedute familiari sul divano, era del caso pre-psicologo fuori studio. Dopodiché lo psicologo fuori studio segue il ragazzo e suda sette camicie in alcune situazioni per creare una relazione, quindi un'alleanza col ragazzo. Allora, non siamo scorbutici con le mamme che ci aspettano col caffè, però cerchiamo di tagliar corto, noi siamo lì per il figlio, accogliamo un attimino la signora dicendole però signora questo si può discutere in terapia familiare. Quindi poi se ci sono situazioni di violenze, ok, ci sediamo tutti sul divano e cerchiamo di mettere in sicurezza, ma sono delle cose sporadiche, non andiamo lì una volta stiamo con il ragazzo e la volta dopo facciamo la seduta con l'intera famiglia. Appunto l'esempio di prima forse è stato un po' fuorviante, però non avevamo ancora la struttura dello psicologo fuori studio, quindi all'inizio abbiamo provato di ogni, abbiamo capito cosa e cosa no, quindi bisogna stare molto attenti a non farsi inglobare, avviluppare nel contesto familiare. Sì, forse possiamo aggiungere solo velocemente che è capitato con i primi colleghi che non eravamo noi e che andavano a casa, che noi formavamo, preparavamo, ma anche noi eravamo un po' alle prime armi, che facessero un po' di casini, diciamo, da questo punto di vista, perché poi si crea per tutto il sistema familiare una confusione anche nei ruoli terapeutici, che in quei casi ha fatto andare male poi l'intervento di fatto. Quindi il confine tra il lavoro dello psicologo fuori studio e quello del terapeuta familiare c'è, è flessibile in base al contesto, alla famiglia, eccetera, ma è molto importante tenerlo presente. È un lavoro energico. Mi viene una curiosità, ma non ho mai ancora pensato che quello che fa la familiare vada a casa anche lui? Sì, adesso questa è l'ultima sperimentazione dell'ultimo anno e mezzo. Lo facciamo noi per ora, cioè uno di noi sta in studio e un collega va a casa. E quindi le sedute familiari si fanno insieme e le sedute, e poi invece gli interventi domiciliari li fa lo psicologo fuori studio. Sicuramente è importante
che, perché abbiamo fatto anche esperimenti così, che sia chiaro alla famiglia che c'è uno che è il terapeuta familiare, diciamo, designato, principale, e che l'altro è un po' come fosse il coterapeuta. Quindi viene bene quando o c'è un collega molto autorevole, è capitato anche col dottor Selvini, no? Per cui è la famiglia, è evidente che uno è Matteo Selvini e l'altro è un allievo della scuola o comunque un giovane collega, o comunque è una cosa che bisogna lavorare per trasmettere alla famiglia nella costruzione e quant'altro. Okay. Molto interessante questo, perché anche semplifica un po' certi passaggi. Anche perché in questo periodo del Covid ci siamo anche poi attrezzati a volte a fare sedute online con le famiglie, e c'è anche una potenzialità interessante nel vedere la famiglia nella casa piuttosto che nello studio. Per quello che mi chiedevo se effettivamente avete sperimentato anche l'idea che lo psicologo fuori studio che va per costruire la relazione con il ragazzo terapeutica sia poi... ci sia anche l'altro che va per fare la parte familiare. Sì, non a casa però, Non a casa, in studio. Non a casa. La familiare non va a casa. No, lì c'è un tema, secondo me, di setting, per cui poi ci serve anche il setting dello studio per fare un lavoro familiare. Il lavoro familiare fatto a casa, salvo rarissime eccezioni, diventa un disastro. Perché si perdono dei confini, si perdono, insomma, gli interventi che si fanno perdono di efficacia. Intervento in generale, l'intervento di studio è più potente rispetto all'intervento domiciliare, e quindi l'intervento domiciliare ha senso farlo quando il ragazzo non riesce o non vuole andare in studio e sta molto male. Se no è sempre meglio l'intervento in studio come potenza terapeutica. C'è una collega, o un collega anzi, di Palermo che dice: complimenti per la vostra realtà, e che qui lo cito dal vostro articolo su terapia familiare, perché Francesca e Tommaso hanno scritto, mi pare, 2 anni fa o 3 anni fa. 2019. Nel 2019 un articolo apparso su terapia familiare molto interessante che spiega un po' questa loro esperienza. E diceva che hanno preso spunto per costruire creare un'alternativa di questo tipo a Palermo. E quindi potete mettervi in rete poi per condividere. Bellissimo! E chiedeva: come avete gestito il lavoro iniziale con i potenziali invianti, cioè probabilmente per far diffondere anche la cultura di questo servizio che possa essere utilizzato e consigliato, insomma, se avete qualche idea che avete già sperimentato. Siamo andati a parlare porta a porta, creando delle equipe con chi conoscevamo, lasciare dei volantini, ma veramente in alcune situazioni, magari nelle neuropsichiatrie, conoscevamo un neuropsichiatra per gli anni di tirocinio, gli anni di formazione, e siamo tornati a raccontargli del progetto. Abbiamo raccontato tantissime volte ai colleghi o comunque agli operatori sociali, e quindi abbiamo fatto un po' così. Sì, sicuramente il lancio è la parte più difficile, perché uno ogni volta deve spiegare cos'è sta roba che vai a casa, però insomma, questa è sicuramente la parte più complicata, e è importante imparare a spiegarlo bene. Questo è la parte più delicata. Scusate. Sto usando la connessione del telefono. Era Matteo Selvini, insomma, telepatia. E abbiamo nominato. Però è la parte sicuramente più complicata. E a noi abbiamo provato a lanciarlo in altre città lombarde più piccole. Abbiamo qualche caso, ma le equip che poi le hanno prese, diciamo, hanno preso in mano il progetto lì, fanno anche loro un po' fatica, perché comunque alla fine quello che conta di più è che qualcuno veda l'intervento. Cioè i nostri invianti principali sono persone con cui ci hanno dato fiducia all'inizio,
e hanno visto che è una buona modalità di intervento e che quindi poi ci mandano altri casi e ne parlano bene ai colleghi. Un altro canale che per me è stato molto importante è la scuola di psicoterapia, sicuramente, appunto, che ci ha appoggiati tanto, anzi ci ha lanciati all'inizio e che ovviamente permette di avere una serie di, diciamo, di contatti che soprattutto all'inizio sono importanti, ecco. Anche c'è un altro collega che dice: mi ritrovo nell'esperienza che opera all'interno di un progetto simile collaborando con il Dipartimento delle Dipendenze, perché potrebbe essere un altro filone, oltre a quello degli adolescenti ritirati, anche quello di chi ha problemi di dipendenza, che è anche spesso scarsamente accessibile a dei setting più tradizionali. Dice: anche noi operiamo in setting alternativi e con modalità molto vicine al fare, al pragmatico, all'esperienziale. Quindi, insomma, mi sembra che ci sia una rete ormai di esperienze che si richiamano a questo confronto Bene. di idea che ben Ma poi se comprende. qualcuno che fa ci vuole scrivere anche solo per uno scambio, noi siamo Magari super scrivete contenti. nella chat i vostri indirizzi, magari, che così potrebbe essere utile. Invece, una collega fa una domanda un po' più precisa e dice: ma a parte l'interesse che dichiara, è possibile dettagliare un po' di più? E al di là del setting, in cosa differisce il lavoro psicologico a domicilio da quello in studio? Allora, io qui apro una questione che forse per dettagliarlo di più ci vorrebbe un po' di tempo in più, no? Nel senso che, e qui apro una prospettiva, Tommaso e Francesca faranno un seminario con riflessi nella seconda metà di maggio, in cui entreranno un po' nel merito di come costruire un contesto anche formativo per uno psicologo fuori studio. Però la collega dice: mi pare che una differenza ci sia, e dice: in cosa si differenzia, per esempio, l'andare al cinema con lo psicologo piuttosto che con l'educatore? Mi sono perso la prima parte della domanda, mi sembra. Se si poteva dettagliare un po' di più le Allora, differenze di lavoro. dettagliare è complicato. Allora, dettagliare no, è complicato, e avremo un seminario sempre con informazioni riflesse, l'ha appena detto Dario, quindi lì avremo più tempo e dettaglieremo tutto. La differenza, per esempio, quando andai a vedere Inside Out, qualcuno di voi lo conoscerà, parlava delle emozioni, quella è stata un'occasione, finito il film, di fare un pezzo su quelle che erano le emozioni di questa ragazza e aiutarla a gestire ed esperire la rabbia. Quindi, finito il film, siamo andati a vederlo tra l'altro a pomeriggio perché lei doveva rientrare, dopodiché ci siamo fermate per un'oretta davanti ad un gelato, sì, ma in realtà abbiamo fatto una seduta su quelle che erano le emozioni e l'emozione con cui lei faceva più fatica. Quindi in realtà è stato appunto un po' un mix e non si è fermato solo al vedere il film e non Sì. era finito lì il mio lavoro, Sì, insomma. noi ogni tanto citiamo la frase, forse anche nell'articolo di Yalom, che dice far accadere qualcosa per poi ragionarci sopra, e cerchiamo di fare tutti e due i pezzi, praticamente. Perché effettivamente voi attingete molto alla dimensione esperienziale, che è anche poi per certi versi la dimensione operativa della terapia sistemica, quando anziché fare però facevano le prescrizioni, insomma, e si attivavano delle esperienze piuttosto che fare le sculture familiari, eccetera. Certo che è intrigante l'idea, se uno dovesse costruire un modello all'interno del quale un intervento su una situazione su cui, come quella su cui voi operate, fosse cogestito da un'equipe fatta da un educatore e da uno psicologo, cosa farebbero di simile e cosa farebbero di diverso? Intanto la Magari l'avete già psicoterapia fatto. è un classico, nel senso è una classica modalità che si usa anche nelle neuropsichiatrie, per fare un esempio. E, se
Secondo noi va molto bene, su anche meglio dello psicologo fuori studio, su certe situazioni. Cioè il punto è su cosa lavori. Nei casi con cui, su cui lavoriamo noi, lo psicologo resterebbe lì a guardare praticamente da lontano o riuscirebbe a fare poco, dico lo psicologo in studio, con la possibilità però, se vogliamo vedere i vantaggi, di fare delle, di, come dire, di rimanere come riferimento per quella parte lì più profonda, più emotiva, più di riflessione, eccetera. Il rischio in questi casi è sempre lo scollegamento tra il terapeuta e l'educatore, cioè per quanto possano lavorare in equipe sono due persone diverse, quindi sono due relazioni diverse da costruire per il ragazzo, per... e quindi su situazioni particolari pensiamo, non so, al ritiro sociale dove è veramente difficile costruire una relazione con un altro e fidarsi, pensate costruirne due all'inizio, no? O pensiamo a, non so, noi lavoriamo anche spesso con ragazzi adottivi che hanno vari comportamenti, anche, anche più di area oppositiva, com'è difficile il tema della relazione, della fiducia, dell'attaccamento, che anche lì va ripetuto due volte, e non è detto che l'educatore e lo psicologo abbiano le stesse modalità di relazione, per cui l'educatore che fa un lavoro fantastico poi porti dallo psicologo il ragazzo e riesca a farlo. A me anche personalmente è capitato, sempre nel centro diurno, gli educatori facevano un certo lavoro con i ragazzi, poi me li portavano, e non, a volte riuscivo, ma in alcune situazioni no. In quelle situazioni la differenza è che poi c'è un tizio o una tizia, psicologa fuori studio, psicologo fuori studio, che fa entrambi i lavori praticamente. Sappiamo anche che perdiamo qualcosa, perché come dicevo prima, la potenza di un lavoro individuale fatto bene, con una buona motivazione di chi ci va in studio, è più alta. Stiamo parlando di situazioni al limite, no? Di solito il pezzettino dopo, se neanche lo psicologo fuori studio riesce, è pensare a una comunità o non sapere più cosa fare. Ecco. Mi veniva interagendo una curiosità, perché effettivamente no, l'intervento elettivo dello psicologo fuori studio è quello che si configura con l'adolescente poco motivato, ritirato, che non vuole andare in studio, eccetera. Mi stavo chiedendo se non sarebbe anche una possibilità per adolescenti che ci andrebbero anche in studio farne una parte a casa di terapia. Non so se non ho una risposta, nel senso di non considerare l'idea che sia una cosa che si fa quando non si può andare, ma che sia una cosa che io posso decidere di fare anche se l'adolescente, il paziente, adesso potrebbe anche essere un giovane adulto, verrebbe in studio, perché là posso fare delle cose diverse. È un po' delicato. Allora, un conto è, dici, ogni tanto mi do a casa, che secondo me ci può stare. È come fare un allargamento, invito i familiari. E secondo me non l'ho mai fatto, ma si può fare. Invece su uno motivato ad andare a casa, diciamo, regolarmente, è capitato di avere dei casi un po' più, diciamo, tranquilli, in cui però per varie ragioni andavamo a domicilio, e l'effetto è che è come se ci si diventa troppo blando l'intervento, no? Io potrei andare in studio, ma sto con il psicologo a casa mia, per cui diventa un po' una cosa, un po', mi viene un giusto termine, ma un po' da viziati. Rischiamo di fargli perdere la motivazione, in qualche detta
grandi linee, no? Sì. Perché poi ci si accomoda, perché lì diventa la comodità. Sei tu che ti sbatti, come dicono gli adolescenti, e vieni a casa mia. Invece per uno che è in grosse difficoltà, che non riesce a fare una serie di cose, allora è un valore aggiunto quello di andare a fare delle esperienze con lui. Poi con i ragazzi che ci vengono in studio, piuttosto gli chiediamo di fotografare la loro stanzetta, la loro cameretta, insomma, quindi comunque di Con la farci seduta entrare. online O la seduta adesso, online, adesso io ci faccio i portiamo in tour in giro. computer per la casa, quelle cose Quindi qua. quello sì, però sì, su due piedi, Sì, insomma. no, sull'adolescente diciamo non troppo grave, non dal punto di vista della sintomatologia, non, è un po' motivato, si perde qualcosa, quindi non conviene. Ok, dunque, stavo rivedendo qualche riflessione. Vabbè, qualcuno vi ringrazia e vi dice che vi cercherà per mail. Grazie. Abbiamo anche un sito, psicologofuoristudio.it. Invece c'era una domanda, ma poi c'è una collega di Torino che dice che stanno pensando sempre allievi della scuola Mara Selvini di Torino di provare a realizzare qualcosa di questo tipo a Torino e che vi faremo sapere come procede il progetto. Parliamo. Sì, possiamo anche farlo insieme, con la scuola è tutto. Ok, e invece una domanda forse era per avere notizie più dettagliate sulle modalità del vostro fare, è possibile accedere ad un protocollo strutturato di intervento? Forse è quello pubblicato su Terapia Familiare, non so. Allora, sì, diciamo, sicuramente sull'articolo siamo entrati più nel dettaglio e in particolare secondo noi ci sono quattro livelli dell'intervento o quattro ingranaggi che sono, si chiamano attivazione, affiancamento, lavoro di rete, processo terapeutico, che devono girare insieme. Ci sono dei passaggi che soprattutto supervisionando i colleghi ci siamo accorti che sono molto delicati. Nei primi mesi bisogna fare certe cose, bisogna avere certe attenzioni, nel rapporto con i genitori bisogna avere certe attenzioni, con la rete bisogna lavorare in un certo modo. Ovviamente, come sempre nel nostro mestiere, un po' bisogna farlo per impararlo. E non ci può essere. Nell'articolo entriamo più nel dettaglio. Dai, poi soprattutto, scusami, non ci può essere un modello rigido e tanto strutturato, perché rischiamo di perdere poi la specificità, cioè di perderci la specificità di ogni caso. Quindi, ok, a grandi linee c'è questa struttura, ma ogni volta che ci approcciamo ad un hikikomori maschio cambia rispetto a un hikikomori femmina, piuttosto che al ragazzo L'età, la adottivo, famiglia, la rete. quindi c'è una rosa di Sì. strumenti, di modalità che disponiamo, poi a seconda, insomma, del caso Sì, però specifico, diciamo c'è una si struttura possono. Un'impalcatura dell'intervento c'è. che poi va calata nel contesto e sicuramente ne parleremo più approfonditamente alla formazione che dicevamo prima, poi. Già dall'autunno scorso avremmo voluto fare una vera e propria formazione per diventare psicologo fuori studio in presenza. Poi ovviamente con la pandemia abbiamo rimandato, ma insomma, prima, adesso non so se diventerà online, non ci abbiamo ancora pensato, ma diventerà. A un certo punto faremo proprio una formazione, non so, di 2 giorni, una cosa del genere, in cui entriamo anche proprio nei dettagli, banalmente, per fare un esempio. Quando arriva la telefonata, mettiamo, Dario ci chiama e ci dice: ho un ragazzo che seguo in terapia familiare che vorrei mandarvi. La risposta sbagliata è dire sì, certo, perché prima bisogna capire cosa sta facendo, perché ce lo manda, se è adatto al progetto e una serie di banalmente dove abita. Prima di dire sì, ok, ci possiamo stare e anche dare un indirizzo all'intervento, perché dobbiamo avere in mente che i nostri invianti, anche se sono
i terapeuti super bravi come Dario non hanno mai fatto di psicologi fuori studio. E quindi siamo noi che dobbiamo dare un indirizzo all'intervento e non subirlo. Invece a volte si rischia di fare questo. Ah, no, ma mi hanno chiesto di fare anche le sedute col papà, le faccio. No, perché fai un casino. Ok. No, mi sembra che certamente il configurare qual è la risorsa, qual è, quando è ottimale, come costruirne anche la modalità di utilizzo, credo che sia un'esperienza su cui lavorare, perché è chiaro che anche chi deve consigliare o inviare deve avere maggior conoscenza possibile di quando è opportuno Sì. questo tipo di lavoro. Infatti in chat una collega diceva: sì, bisogna stare un po' attenti a non pensare che solamente il lavoro di prossimità, no, sia quello dello psicologo fuori studio, perché quello potrebbe anche essere dell'educatore. Il problema è esattamente definire quali specificità hanno o l'uno o l'altro, perché io come inviante potrei mandare da un, che ne so, consigliare uno psicologo fuori studio quando invece servirebbe un educatore o viceversa. E questo mi sembra il tema così, di questa serata, come prospettiva di far conoscere una possibilità. Poi certo bisogna imparare a usarla come in tutte le situazioni terapeutiche e pensarla come equipe. Questa è un'altra cosa che mi sembra davvero interessante, no? L'idea che sulle situazioni gravi, complesse, eccetera, non ci possa essere un intervento unico, ma ci debba essere una rete. Non so, Liotti lo diceva già nei suoi libri, quando parlava dei due psicologi no? Nel senso che sostanzialmente uno da solo è a rischio, no? E l'idea di integrare interventi, uno individuale, uno familiare, un familiare di gruppo, eccetera, uno psicologo fuori studio e una terapia familiare, siano invece delle possibilità elettive rispetto a problematiche complesse. Quindi questo mi sembra interessante. Stavo pensando se c'erano ancora domande, perché stiamo andando verso la fine, di solito intorno alle 19:15 chiudiamo. Ma voi per quale ragione consigliereste a uno specializzando di lavorare su questo tipo di problema? No, se io fossi lo specializzato, dico: ma perché devo fare? A me piacerebbe lavorare in studio di più, insomma. Qual è la cosa che posso imparare a fare che mi servirà poi anche in altre esperienze professionali e in altri contesti setting? Ma allora, forse parte un po' l'idea che lo specializzando, soprattutto ai primi anni, non ha tanti pazienti in studio, se vogliamo dire tanto, non ha pazienti in studio, e quindi poi appunto rubiamo il posto degli educatori, come dicevamo all'inizio. Quindi anche un modo per potersi mettere alla prova anche come psicologo, psicoterapeuta in formazione, ma comunque essendoci sempre la rete, non sei da solo, sei un po' sostenuto anche da tutta la rete intorno. Poi, come diceva prima Tommaso, noi abbiamo iniziato, eravamo solo noi due che andavamo a domicilio, pian pianino ci siamo allargati con gli allievi della scuola e ogni mese abbiamo un'ora di monitoraggio che facciamo con ciascun collega che va a domicilio. Quindi comunque il collega, diciamo, alle prime armi si sente anche molto sostenuto, perché non è lì da solo Allo allo sbaraglio, a gestire delle situazioni anche molto difficili. Quindi un'esperienza che nei primi anni, quando ancora, ripeto, difficilmente ti chiamano per fare lo psicologo tout court, e comunque un buon compromesso, insomma, per mettersi in discussione come sì. psicologo Ma infatti il progetto è in collaborazione con la con scuola la Mara scuola. Sernini. E tutti gli psicologi fuori studio sono allievi della scuola Mara Sertini.
perché l'idea è che sia un pezzo di formazione che ovviamente non posso farlo tutto, perché non abbiamo così tanti casi, ma che si può offrire ad alcuni allievi della scuola che si sperimentano nel ruolo, come diceva la collega, da psicoterapeuta, perché poi noi cerchiamo di dare del lei, di farci dare del lei Dai come genitori, atteggiamento dei sì. genitori e non dai ragazzi. E comunque di mettere sul piatto anche la professionalità che anche uno specializzando assolutamente può portare. E anzi di farla crescere poi l'esperienza personale che andando a casa intanto poi quando si viene in studio manca vedere le case, no? Infatti io a marzo, aprile quando c'eravamo tutti in panico a casa a fare sedute online ero contentissimo di vedere le case dei miei pazienti, ho scoperto delle cose interessantissime perché poi ci si fa anche un po' d'occhio e quindi sì, la metafora che facciamo intanto è che è come andare con uno scafandro in profondità di un sistema familiare ed è un'esperienza che in studio non si fa e lo si fa nei propri panni di psicologo, quindi con l'occhio, con la supervisione, con la relazione di rete fatta in un certo modo. E questo è Arricchente. arricchente sicuramente. Poi uno fa altro, anche uno può fare lo psicologo fuori studio tutta la vita. No, 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 infatti, ma molti colleghi arrivano intorno al quarto, quinto anno della scuola e quindi uno è riuscito anche a ingranare il studio privato e allora dice, beh, vabbè, basta, Francesca, questo è l'ultimo caso che prendo, non vado più in giro. È vero anche che al di là dell'arricchimento che viene sopra ogni cosa, almeno dal mio punto di vista, c'è anche un po' un arricchimento monetario in questa situazione, perché essendo un progetto privato, sicuramente i colleghi riescono a guadagnare più del doppio rispetto a quello che viene riconosciuto loro da una cooperativa, quando invece lavorano in contesti di ADM, quindi domiciliari. Quindi anche quello, insomma, motiva un po'. Prima o poi vediamo se riusciamo ad entrare anche nel pubblico, Sì. perché ci piacerebbe abbassare queste Sì. tariffe, che purtroppo altrimenti se lo possono permettere in pochi. Sì, il tema del costo è un tema nel senso che stiamo parlando di interventi privati intensivi, quindi di solito la tariffa che noi proponiamo è di 30 euro l'ora, che è meno di un terapeuta in studio, ma è per 4 ore alla settimana, quindi ovviamente per la famiglia è un Un impegno di un certo risparmio. tipo. Secondo noi, ci abbiamo pensato molto, ma stiamo parlando di Milano, città, ma è un bilanciamento il più equo possibile tra quello che una famiglia si può permettere e quello che è giusto che uno psicologo guadagni, perché sappiamo che la tendenza a svalutare, soprattutto il lavoro dei colleghi più giovani è abbastanza diffuso, ecco. Va bene, ma mi sembra molto bella la metafora dello scafandro, di andare nel mare sotto, vedere come l'ambiente, no? Come nuotano i pesci, che cosa succede, sia interessantissima per dare l'idea che forse ogni tanto il terapeuta dovrebbe provare a calarsi all'interno dell'habitat, perché vederlo dal di dentro è diverso che vederlo dal di fuori. Mi sembra che la vostra esperienza sia davvero interessante da questo punto di vista. Per chi avrà piacere, come abbiamo già detto, il 21 maggio Tommaso e Francesca faranno un seminario di 4 ore, una cosa contenuta ma già significativa per poter entrare un pochettino più nel merito, per chi ha piacere di conoscere un po' meglio come si opera all'interno di questi contesti e con questa modalità. Vi manderemo delle informazioni, chi vorrà potrà partecipare. Ok, io ringrazio davvero Francesca e Tommaso per questa disponibilità di oggi a raccontarsi e a raccontare questa esperienza. Mi fa molto piacere segnalare delle esperienze anche fatte da colleghi, direi discretamente più giovani, che possono davvero dare degli stimoli importanti a noi un po' più anziani, perché
a volte ci impigriamo un po', no? E credo che questo sia davvero utile. Ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato e do l'appuntamento al mese prossimo, in cui come sempre faremo un momento di riflessione su temi inerenti un po' le questioni della terapia, della cura, dell'educazione, dei servizi, insomma. Buona serata a tutti e grazie, grazie mille per essere qua. Grazie, buona serata.